succede nel calcio, sembra quasi paradossale, no? La partita più bella probabilmente della stagione è persa in modo incredibile. Sì, assolutamente sì, è capitato, capita tutti gli anni, ecco, una prestazione straordinaria, credo un primo tempo fantastico anche dalla panchina. Era veramente bello vedere i miei compagni giocare perché davano proprio la sensazione di divertirsi, e credo che questo sia fondamentale, ecco, credo la squadra sia stata anche cinica, magari poco fortunata in qualche frangente, però ripartendo da questa partita, ecco, secondo me potremmo toglierci grosse soddisfazioni. Così divertito in panchina, tant'è che ti sei detto che entro a fare. Sì, infatti il mister Scherzo. probabilmente l'ha capito. No, 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 veramente come ho seguito il Pescara quando non ero qui e veramente la sensazione era straordinaria, la sto rivivendo anche in queste settimane. Magari a Salerno e a Vicenza è stato un po' più difficile perché contro squadre, tra virgolette, meno blasonate del Cagliari, la lotta è più dura. Il Cagliari, essendo una squadra costruita per vincere, sicuramente ti concedeva quel qualcosina in più e credo che in campo si sia visto e che se ci fosse una squadra che meritasse la vittoria fosse il Pescara. 3 partite in 8 giorni, probabilmente scoccherà anche il momento di Cristian Pasquato al primo minuto. Ah, io sto lavorando, diciamo che sono arrivato in ritardo rispetto ai miei compagni, ma è normale perché comunque stanno lavorando insieme da giugno e mi sto mettendo a disposizione del gruppo, è un gruppo straordinario veramente, ma non lo dico perché bisogna dirlo, ma credo che si veda e lo notano tutti in campo. Ho trovato un ambiente veramente fantastico, i tifosi che vengono a salutarci all'albergo, i tifosi che vengono all'aeroporto, cioè c'è veramente un'aria splendida e speriamo di poter coronare, ecco, il finale di campionato diverso da quello dell'anno scorso. 4 partite prima del big match dell'uscita, qual è tra queste quattro quella che può recare più insidia al Pescara, a tuo parere? Ma secondo me tutte e nessuna. Dipende da noi, dipende dall'approccio che avremo alle partite, dalla voglia che metteremo in campo di vincere. Ripeto, se entreremo in campo con lo spirito e la voglia che abbiamo avuto a Cagliari, diventa tosta per gli altri. Poi sappiamo che il campionato di Serie B non c'è partita semplice, partita meno semplice, quindi bisogna essere concentrati per un unico obiettivo, che è quello di portare sempre i 3 punti a casa. Un fatto è certo, Cristian, basta con i rimpianti, ormai se ne è parlato di questa partita, anche perché le insidie sono diverse di partita in partita, cioè adesso si affronta un Ascoli con l'acqua, tra virgolette, alla gola, anche se è uscita momentaneamente dai play-out la squadra di Mangia, ci saranno sicuramente altre difficoltà, no? Sì, assolutamente sì, ma noi dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto a Cagliari e dobbiamo ripartire da lì. Ogni sabato noi abbiamo una verifica e dobbiamo prendere 10 ogni, come quando vai a scuola, quindi dobbiamo lavorare come facciamo ogni settimana, preparare le partite come stiamo sempre facendo e poi ecco, mettere in campo quella voglia, quella determinazione che stiamo mettendo comunque in campo. Sei stato cercato a gennaio anche dall'Ascoli, o mi sbaglio? No, solo voci. Anche Ma è arrivata sì qualche voce, però personalmente non ho sentito niente. perché, insomma, Anche perché io avevo solamente un desiderio. una cosa in testa e basta, Sì, insomma, sì, sì, diciamolo sì. proprio ad alta voce, perché Il Pescara, capito? sì.